per fortuna, le trasferte in terra ligure sono finite sia da parte maschile che femminile, perché è stata una disfatta completamente. Fra oggi e ieri, ieri ha pareggiato la Juve col Genoa, oggi cade la Juve femminile contro la Sampdoria, prima storica vittoria della Sampdoria. Complimenti, però così non può andare, così non può andare. Io sono Mr. Dadda, questa è la Dadda TV, iscrivetevi al canale. Allora, partiamo subito. Prima di tutto, vi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così ogni volta che ci sarà un nuovo contenuto vi arriverà la notifica sul vostro cellulare. Noi abbiamo lanciato una sfida, quella di arrivare a 1000 iscritti entro fine anno. È difficile, sì, impossibile, no, però aiutateci a crescere. Signori miei, quello che ho visto oggi è uno scempio. Oggi ho visto delle giocatrici che non meritano di indossare la maglia della Juve, perché voi dovete scendere in campo a mangiarvi l'erba. Queste giocatrici sono scese in campo forse già con la consapevolezza che avevano vinto, forse già sapevano che avevano i 3 punti in tasca. Ma di che cosa? Di che cosa? Che in tutto il primo tempo che c'è? Abbiamo il rimpianto che nell'ultimo minuto abbiamo preso la traversa. Questo è il rimpianto? E vabbè, se questo è il rimpianto va benissimo, però in 90 minuti non abbiamo fatto un tiro in porta, va bene lo stesso? Va bene lo stesso? Chi non vuole stare alla Juve se ne può andare. Chi non vuole stare alla Juve se ne può andare, da partire dall'allenatore Montemurlo, che con tutto il rispetto, con tutto il rispetto, in 3 anni stiamo facendo un passo indietro. Da 3 anni a questa parte stiamo facendo un passo indietro. Benissimo il primo anno, male il secondo e il terzo, è cominciato peggio. Dai preliminari di Champions, che siamo usciti dalla Champions, allo scontro diretto contro la Roma, perso meritatamente oggi. Oggi abbiamo perso meritatamente. A me non mi interessa il possesso palle, i 18 tiri, che poi quali sono i 18 tiri? Qual è poi? Di cosa ci dobbiamo preoccupare? Che all'ultimo abbiamo preso la traversa. Ma meritavamo il pareggio, meritavamo il pareggio. Noi siamo andati in campo, siamo scesi in campo consapevoli che forse ci danno i 3 punti perché siamo la Juve. Dovete scendere in campo a mangiarvi l'erba. Dovete scendere in campo a mangiarvi l'erba. Se non vi sta bene più questo, dite di essere cedute. Semplicemente questo. Se non state più bene alla Juve, dite semplicemente che volete essere cedute. Perché uno scempio del genere si può vedere. Una Sampdoria mediocre. Non sto dicendo una grande Sampdoria, una Sampdoria che si difendeva e ripartiva. Una Sampdoria che si difendeva e ripartiva, sull'unica azione abbiamo i difensori che dormono, sull'unica azione fatta dalla Sampdoria abbiamo i difensori che dormono. Io non lo so, e l'ho detto lo scorso anno, rifondiamo la difesa. Salvai il Cascarino, che facevano? Dormivano sul traversone per il gol. Dormivano, hanno fatto tirare Bragonzi tutta sola di testa. Ma dormiamo. Poi la Berestea vuole giocare da sola. Al pallone non la passa mai, che cavolo, il pallone si passa, il gioco del calcio non è il gioco singolo che me la gioco solo e risolvo solo l'azione, no, si deve giocare a 2 o 3 passaggi, marcare, loro si erano chiusi, noi dovevamo aprire la loro gabbia, non ci siamo riusciti in nessun modo. Ci dobbiamo svegliare, perché oggi 16 dicembre salutiamo lo scudetto, perché la Roma non è festa come noi, la Roma ne approfitterà e andrà più 6. Oggi chiudiamo il discorso scudetto, oggi si chiude il discorso scudetto per colpa nostra, perché siamo scesi in campo convinti che perché siamo la Juve ci regalano i 3 punti. No, la Sampdoria ha fatto la sua discreta partita. L'unica occasione che ha avuto ha fatto gol. La cosa bella è che ci ha segnato una nostra giocatrice, perché noi, i giocatori che mandiamo in prestito, segnano chi sta in campo con la Juve, no. Chi sta in campo con la Juve, no. Poi, Montemurlo non può stare alla Juve, perché, signori miei, 3 anni, io ho visto il degrado in 3 anni. Primo anno bene, siamo addirittura arrivati agli ottavi di,
ai quarti di Champions, ma secondo anno brutto, non superati i gironi, non vinto lo scudetto, non vinto la Supercoppa Italiana e non vinto e abbiamo vinto la Coppa Italia. Quest'anno uscite prima di Champions e ora questo scempio. Basta, basta, basta! Chi non vuole stare alla Juve se ne può andare tranquillamente. Chi non sta bene alla Juve, chi non ha più, come posso dire, spirito o voglia di combattere per i colori bianconeri se ne può andare. Semplice, è semplice la cosa. Perché oggi ho visto uno schifo. Oggi ho semplicemente visto uno schifo. Ho visto una squadra che ha cercava la Sampdoria, non cercava la vittoria. La Sampdoria cercava il pareggio. Nel momento in cui ha avuto l'occasione, l'ha messa dentro noi. Tac, tiki tac, tacchi tiki, tocchi tac, tiki tac. Ma dove vogliamo andare? La Caruso nel nulla, ha giocato solo a centrocampo. Gli altri centrocampisti non so che facevano. La Caruso a centrocampo ha giocato solo. I nuovi acquisti per il momento sono stati tutto quanto un flop. E lo torno a dire, i nuovi acquisti di questa famosa campagna mercato della Juve femminile sono stati un flop. Sono stati un flop, semplicemente questo. Però va bene, salutiamo lo scudetto il 16 dicembre, salutiamo lo scudetto, però va bene. A voi questo va bene pure a me. Chiudiamo quel discorso, però da qui a fine anno chi vuole difendere i colori resta, che non se ne va, basta! E si fa di nuovo una campagna acquisti con la testa. Si fa di nuovo una campagna acquisti con la testa, perché oggi è una sconfitta brutta. Oggi è una sconfitta brutta! Perché non è che la Sampdoria è stata superiore a noi, non è che la Sampdoria ha tirato più di noi, non è... Noi siamo scesi in campo, voi siete scese, io sono sceso con voi. Voi siete scesi in campo senza l'anima della Juve. Voi siete scesi in campo consapevoli che siete la Juve vincete la partita? Oggi salutate lo scudetto, oggi salutate lo scudetto, perché voi non siete in grado di andare a Roma a vincere. Questa squadra qua non è in grado di andare a Roma a vincere lo scontro diretto, perché è inferiore e oggi l'ha dimostrato la Roma. Qui segnava 7 gol, noi non siamo riusciti a segnare un gol. Oggi non siamo riusciti a segnare un gol. E ora basta! Perché si può difendere sempre, ma l'indifendibile si può difendere. L'indifendibile si può difendere. Montemurlo finora ha fallito. Gestione Montemurlo, un fallimento totale! Totale! E chi ha le colpe deve pagare. Perché oggi si è visto lo schifo con lo schifo. Perché oggi ho visto 90 minuti di schifo. Una squadra che se voleva vincere solo perché era la Juve, scendeva in campo perché voleva vincere solo la Juve. E ora qual è il rimpianto? Cosa mi diranno? Che c'era la traversa, che vi aggrappate all'ultima azione che ha preso la traversa? Ma basta! Primo tempo scialbo, senza intensità, senza niente, secondo tempo altrettanto. E la Sampdoria ha fatto la sua porca partita, ha fatto la sua dignitosissima partita, cercava il pareggio nell'unica occasione che ha avuto, ha fatto gol. Complimenti alla Sampdoria. Prima vittoria stagionale, prima vittoria storica della Sampdoria femminile. E ora si paga, ora chi sbaglia paga, perché al 16 dicembre abbiamo detto addio allo scudetto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo alla prossima, ciao!